Fonte di ogni dono e ministero, Cristo Maestro e Pastore delle nostre anime, lo Spirito Santo, artefice di comunione nella carità, sia con tutti voi. Thank you.
do lettura del telegramma di augurio pervenuto dalla Segreteria di Stato del Santo Padre. In occasione dell'inizio del ministero pastorale del Reverendo Canonico Roberto Tomaino nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista e di San Michele Arcangelo in Soveria Mannelli, Sua Santità Papa Francesco invoca dal Signore sul nuovo pastore luce e assistenza divina per annunciare Cristo, celebrarlo nella liturgia e testimoniarlo nella carità. E mentre auspica una sempre generosa accoglienza da parte del popolo di Dio affidato alle sue cure pastorali, gli imparte di cuore l'implorata benedizione apostolica, che volentieri estende alle persone care, all'intera comunità e ai presenti tutti alla solenne celebrazione eucaristica. Dal Vaticano, 13 ottobre 2017, Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità. Io dico grazie agli abitanti e ai parrocchiani di San Michele e di San Giovanni e con questa sera vi saluto. Però state attenti a quello che dico adesso. Il dirci grazie tra di noi è una buona consuetudine. Io dico buonasera, voi mi rispondete buonasera, buona educazione. Facciamo bene il nostro dovere. Se poi arrivi il grazie, bene. Altrimenti si continua a fare il nostro dovere. Diciamo spesso che siamo servi inutili e poi ci facciamo servire. Non chiudiamo gli occhi sul territorio. I problemi si vivono nel cuore e nella vita dei singoli e delle famiglie. A te, caro Don Roberto, il compito e il dovere di lavorare quando nessuno ti vede e nessuno ti applaude. Essere veramente al servizio dei fratelli nella verità e nella carità. In chiesa c'è il tappeto. Fuori ci sono le spine. Buon lavoro. Carissimi, la nostra comunità parrocchiale di San Giovanni Battista e di San Michele Arcangelo, riunita in questo giorno di festa, vive un momento di particolare gioia e solennità, perché riceve dal Vescovo il suo nuovo parroco nella persona del presbitero Don Roberto Tomaino. Nella successione alla continuità del ministero si esprime l'indole pastorale della Chiesa, in cui Cristo vive e opera per mezzo di coloro ai quali il Vescovo affida una porzione del suo gregge. Di Don Roberto, al diletto figlio in Cristo, Reverendo Presbitero Canonico Roberto Tomaino, nato a Soveria Mannelli il 18 marzo 1985, ordinato presbitero il 24 ottobre 2009, pace e salute nel Signore nostro Gesù Cristo. Le parrocchie di Soveria Mannelli sono vacanti perché ho accolto la rinuncia dall'ufficio di parroco del precedente titolare, Don Pasquale Fabio Coppola. Entrambe le parrocchie
custodiscono insigni testimonianze della presenza cristiana nel nostro territorio, con le splendide chiese e le opere d'arte provenienti dalla Abbazia di Santa Maria di Corazzo che la adornano. Esse sono anche luogo di fervorose comunità parrocchiali, bene unite e animate, che attendono il fervore del ministero sacerdotale per essere ancora più pietre vive e singolari della Chiesa diocesana. Pertanto, confortato dalla tua disponibilità ad intraprendere questo lavoro apostolico, sentito il vicario foraneo, a norma del canone 523 del Codice di Diritto Canonico, con il presente decreto nomino te canonico Roberto Tomaino, parroco di San Giovanni Battista e di San Michele Arcangelo nel comune di Soveria Mannelli. Sii benedetto dal Signore per il ministero sacerdotale da te esercitato, in simplicitate cordis et humilitate, per le tante persone che hanno incontrato in esso l'affascinante proposta di vita di Gesù. Completa quest'opera di Dio in te con l'impegno di dare consapevolezza di popolo di Dio a questa comunità cristiana che oggi ti consegno. Non ti mancherà la grazia del Signore. Il parroco è il pastore della parrocchia, viva e presente immagine di Gesù buon pastore, partecipe con il vescovo del ministero di insegnare, santificare e governare la comunità cristiana a lui affidata. La grazia del sacramento ricevuto, la vita spirituale che vivi con fervore di fede ed amore, gli studi teologici fatti con grande profitto, mi conforta nella speranza che in collaborazione con il presbiterio diocesano opererai grandi cose per la salvezza delle anime. Ti sono grato per la disponibilità ad accogliere questo nuovo ufficio pastorale, per il quale invoco la grazia di Gesù buon pastore e l'intercessione di Maria Santissima Madre di Dio, immagine e gloria della Santa Chiesa, madre della nuova umanità, nella fede e nella grazia. Ti accompagno con la mia benedizione di pastore perché tu abbia gioia nel servizio della Chiesa. Dato alla Lamezia Terme dalla Curia Vescovile il 23 settembre 2017, memoria di San Pio, Luigi Antonio Cantafora, Vescovo di Lamezia Terme. Davanti al popolo affidato alle tue cure, rinnova le promesse fatte al momento dell'ordinazione. Vuoi esercitare con perseveranza il tuo ufficio come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola e nella predicazione dell'Evangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo, secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, all'ordine di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Vuoi implorare la divina misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assiduamente alla preghiera come ha comandato il Signore? Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo,
sommo sacerdote, che si è offerto come vittima pura a Dio Padre per noi, consacrando te stesso insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini. Prometti a me e ai miei successori filare rispetto e obbedienza. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Invochiamo lo Spirito del Signore, perché il parroco e i parrocchiani formino una sola famiglia, riunita nella fede, nella speranza e nella carità. Benedetto Dio nostro Padre, pastore dei pastori, per i grandi doni del tuo amore, in Cristo tuo Figlio, presente e operante nella Santa Chiesa, ti hai fatto rinascere dall'acqua dello Spirito Santo per formare un'unica famiglia, riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, centro e fulcro della vita cristiana. Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco Don Roberto Tomaino, a cui affidi una letta porzione del tuo popolo. Fa che le comunità parrocchiali di San Giovanni Battista e di San Michele crescano e si edificano in tempio santo del tuo spirito e rendano viva testimonianza di carità, perché il mondo creda in te e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Aspergi il popolo di Dio e venera
il Santo Altare, guida i discepoli di Cristo Maestro e Signore nel cammino della verità e della vita, dal fonte battesimale alla mensa del sacrificio eucaristico. Interceda per te e per tutti la Beata Vergine Maria, San Michele Arcangelo, San Giovanni Battista, San Giuseppe, San Pietro e tutti i santi, nostri avvocati. Peccata mondi, sushi.
vive deprecazione nostra. Qui sedes ad exteram patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, consolus terminus, consolus altissimus, Iesu Christe, con Santo Spirito, in gloria dei Patri. Preghiamo. O Padre che hai mandato San Giovanni Battista a preparare a Cristo il Signore un popolo ben disposto, allieta la tua Chiesa con l'abbondanza dei doni dello Spirito e guida la sola via della salvezza e della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra, mi ha detto: mio servo tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze, ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio. Conosci quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre, io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia
meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, Paolo diceva: «Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza. Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, egli adempirà tutti i miei voleri». Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come Salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta, predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni: «Sul finire della sua missione, io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra di voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza». Parola di Dio. Roberto, presbitero della Santa Chiesa di Dio, a te viene affidato l'annuncio della parola del Signore in questa comunità. Sii per i tuoi fedeli e le tue sorelle il primo testimone e la guida verso il Cristo, luce del mondo. Il Signore sia sempre nel tuo cuore, nelle tue labbra, perché tu possa annunziare degnamente il suo Vangelo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore
aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre Zaccaria, ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e gli scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, provvedere a una comunità parrocchiale con la nomina del parroco è uno dei compiti del vescovo. Siamo chiamati a vivere un momento di festa, ma soprattutto un momento di grazia. È un segno di amore del Signore che ha cura dei suoi figli. So bene che avete atteso il parroco da tanti mesi a causa della rinuncia improvvisa del parroco precedente. Ciò che avete vissuto è certamente molto doloroso, non lo nascondiamo. Certe situazioni creano smarrimento e anche sofferenza. Ma ora certamente sentite che il Signore ha ascoltato le vostre preghiere. Il Signore è e rimane fedele sempre. I vostri santi protettori, San Giovanni Battista, San Tommaso, benedicono questa decisione e aiutano tutti voi ad accogliere il vostro nuovo parroco, Don Roberto Tomaino. Per questo abbiamo scelto le letture della festa di San Giovanni Battista, l'amico dello sposo, colui che è definito con onestà voce, non parola. Sono certo che sapete collaborare positivamente e con maturità col nuovo parroco, mentre invito tutti, parroco e fedeli, a porvi in ascolto di Dio gli uni degli altri. Colgo l'occasione per ringraziare le autorità di sindaco di Soveria, il sindaco di Lamezia, il sindaco di San Pietro Apostolo e il vice sindaco di Triolo, il gruppo sanitario dell'ospedale, e tutte le autorità, il capitano e tutte le autorità, anche civili. L'ascolto attento, pieno di fiducia, è la prima chiave di accesso a relazioni vere e autentiche. È un atteggiamento che ci permette di non dare le cose per scontate, di non cadere nell'ovvietà e soprattutto nello schema dell'abbiamo fatto sempre. Questa espressione, che ho sentito spesso in diocesi, sulla bocca di molti fedeli, fa morire la creatività, uccide la novità che germoglia e racchiude in schemi mentali usurati, e la condanna della comunità all'immobilismo. Papa Francesco, parlando dell'ufficio del parroco, usa 3 verbi che vorrei porre alla vostra attenzione. Il primo è accogliere,
Il parroco è un uomo inchiodato, legato alla sua comunità. Ascolta e accoglie tutti. Non è il parroco di pochi, è l'uomo che Dio vi manda ed è di tutti. Perciò un buon pastore, un parroco, non crea recinti, perché con la sua vita vuole essere grembo, accogliente, soprattutto dei poveri e dei deboli, in una parola, di tutti. Il secondo verbo è camminare. Il parroco cammina con la sua comunità, la guida, sta davanti, segna il passo, indica la strada da percorrere per raggiungere la meta, apre orizzonti alla vita dei fedeli. Questa meta è l'accoglienza dell'Evangelo, la conoscenza del Signore Gesù e il diventare i suoi discepoli. Se non c'è questa fiducia da parte del gregge e se non c'è questa cura da parte del pastore, ci si stanca spesso di essere cristiani. Il pastore sta anche dietro al gregge per sostenere i più deboli, coloro a cui la società non dà ascolto, coloro che talvolta sono scartati anche dalla parrocchia. Egli ha cura della pecora debole e della forte, degli agnelli e delle pecore madri che fanno fatica a camminare, gli uni perché di piccoli e fragili, le altre perché gravide portano il peso terribile della vita. Il terzo verbo è rimanere. Il vero parroco è colui che sa rimanere davanti al Signore nella preghiera, che lavora prima di tutto stando in ginocchio, che sa parlare al Signore di sé, delle sue pecore, con il cuore aperto. Il parroco è sempre uno che intercede, cioè sta un passo avanti, fa un passo avanti davanti al Signore per il suo popolo. Ancora, occorre che il parroco preghi per condurre il proprio gregge nella strada che in una chiesa diocesana è stata già tracciata dal vescovo e dai suoi collaboratori. Anche un parroco, infatti, non agisce di testa sua, non è un rocchiere solitario, non naviga a vista, come si suol dire, ma segue le linee della Chiesa ed è strettamente unito al suo vescovo. È l'esperienza dell'amore gratuito del Signore, annunciato con forza e vissuto con passione, che ci dà per questo uno slancio straordinario per maturare come cristiani, non in cerca di ruoli, in cerca di posti, ecco, per essere veduti, ma sono pronti ad essere veramente servi inutili, pronti a lasciare per amore della comunità. In una società come la nostra, liquida e gassosa, la Chiesa rischia di diventare veramente marginale, irrilevante. Occorre una pastorale fatta di cammini più che di eventi, che portino veri cambiamenti e un'autentica conversione del cuore. Itinerari di fede scavino in profondità nella nostra vita cristiana. Un parroco ha il compito di condurre il suo gregge, le sue pecore a fare questa esperienza, questo incontro decisivo con il Signore. Tutto ciò farà del parroco un prete credibile, non autoreferenziale, non un burocrate del sacro, ma un uomo donato, consegnato alla causa del Vangelo, un prete proteso a curare, sostenere e guidare tutto il suo gregge, un prete consegnato veramente, pronto a tutto per il suo popolo. Caro Don Roberto, i santi patroni sono per te e per voi parrocchiani un'icona vivente. Giovanni il Battista con la forza della parola grida la conversione. L'episodio di Tommaso che affonda le sue mani nel cuore di Cristo è un'altra icona importante per il tuo ministero. Affondando le tue mani nel costato scorciato di Cristo, imparerai un Dio che ha amore gratuito, che non teme di sporcarsi le mani con le ferite degli uomini, un Dio che ama il malvagio e il peccatore. E questa è l'unica notizia che salva veramente il mondo. Da Tommaso imparerai a amare i lontani, quelli che per gli altri non contano, i senza Dio, forse quelli che ti danno meno applausi, ma sono più autentici,
i cosiddetti smarriti di cuore, aprendo loro una strada, una via santa, nel mare della morte e del non senso e del vuoto che ci attanaglia. Queste persone, gente sofferente che non ardisce consensi, sono icona della pecora perduta, che è la Chiesa nella quale ci siamo tutti noi, anche io insieme con voi. Abbi dunque sempre una parola franca, vera, ma anche piena di tenerezza e misericordia gratuita. E si attendono alla beatitudine che scaturisce dalla fede. Chiediamo loro la benedizione del Signore in questa nuova parrocchia, perché il nuovo parroco Don Roberto è per l'intercessione dei vostri santi patroni. Un grazie a Don Adamo per il suo impegno, perché ci ha permesso di entrare in questa chiesa che da oggi ogni domenica avrà la sua messa, per cui è importante che questa chiesa si apra, perché la sentiate tutti vostra. Non ci sono steccati, gli steccati uccidono la chiesa, ma l'essere insieme, ecco, cercare il bene comune sia in ambito civile. Caro sindaco, io lo stimo tanto, bisogna aprirsi un pochino verso la piana, e nello stesso tempo nella chiesa non creare steccati diventa per noi la ricerca autentica della conversione, di quel bene comune che fa di tutti dei cristiani adulti, maturi, capaci di testimoniare una fede veramente credibile. Amen. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Rivolgiamo a Dio Padre nostro, che in tutti agisce per mezzo di tutti. Preghiamo insieme e diciamo: per la Chiesa,
perché sia sempre composta di pietre vive, intimamente unite a Cristo, per la costruzione di un edificio spirituale e per un sacerdozio santo, preghiamo. Per la nostra Chiesa diocesana, guidata dal suo Vescovo, perché nella professione dell'unica fede e nella celebrazione dell'unico culto, rinsaldi il vincolo di unione con la Chiesa di Roma, preghiamo. Per il nostro nuovo parroco Don Roberto, perché nella fedeltà a Cristo e alla Chiesa possa essere maestro e testimone nella professione della fede che salva, preghiamo. Per questa comunità parrocchiale, perché nell'assiduo ascolto della parola di Dio aderisca con fermezza al Vangelo della salvezza e rinsaldi la sua appartenenza alla Chiesa universale, preghiamo. Per i laici impegnati di questa parrocchia, perché facciano dell'Eucaristia la fonte, il culmine di ogni servizio apostolico, preghiamo. O Dio, che in Cristo tuo Figlio sei offerto alla salvezza, fa dei tuoi figli apostoli appassionati per poter annunciare con coraggio il tuo amore per Cristo nostro Signore. Vostro sacrificio sia gradito. Nascita di San Giovanni il Precursore, che annunziò la venuta e indicò la presenza del Cristo Salvatore del mondo.
per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunziò i prodigi dei tempi messianici e fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli fu battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la parola del Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nella presa della tua venuta, nella presa della tua venuta.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Giovanni Battista, San Michele Arcangelo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, per unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo dire. Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. La pace. Invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Riconosca l'autore della sua rinascita, Cristo tuo figlio, che la parola del precursore annunziò presente in mezzo agli uomini, per Cristo nostro Signore. Amen. Ora compiamo un gesto particolare, il Vescovo cede il posto appunto al nuovo parroco, la sede presidenziale, perché questo significa che il parroco e il Vescovo vivono in una profonda unità. E chi obbedisce al parroco, obbedisce al vescovo, altrimenti, ecco, e non viceversa. Il tramite è appunto il parroco. Allora io credo che è importante questo gesto significativo, è significativo questo gesto. Non è una poltrona del Parlamento, qua è un luogo dove si insegna, si prega e dove si fanno i progetti appunto per la nostra comunità e per il bene comune. Il Signore ti concede di presiedere e servire fedelmente in comunione col tuo vescovo questa famiglia parrocchiale, annunziando la parola di Dio, celebrando i santi misteri, testimoniando la carità di Cristo. Ci sediamo un attimo e così prima della benedizione. Questa solennità già ci dice molto. Io quindi non ho molto da dire, se non, ecco, dare il saluto al nuovo parroco di questa parrocchia intitolata a San Giovanni Battista, come si sa, però in questa chiesa dedicata alla Madonna, madre della nuova umanità, questo titolo l'ho dato io allora, non so, si conserverà, la Madonna, madre della nuova umanità, è un titolo che guarda avanti, guarda al futuro. Ma io sto peccando perché di mancanza, diciamo, dovevo ossequiare il vescovo diocesano come il signor Cantafora, dovevo dire subito al novello parroco: sono vicino a te, solidale per un fruttuoso apostolato, ministero in questa parrocchia di Sovaria Mannelli, che io ho conosciuto abbastanza, e anche le altre parrocchie vicinori, ma mi suscitava un certo interesse Sovaria Mannelli, sia per i parroci che c'erano stati, basta nominare Don Sirianni, Don Natale Colafati, Don Isidoro, dicevo Don Isidoro, Don Brandi, Don
attimo Don Fabio. Allora, ecco, è una parrocchia che mi suscitava tanto interesse per la tradizione pastorale. Ricordo che Don Natale Corafati seguiva molti laici, quindi Don Roberto, c'è questa tradizione di seguire i laici, che certe volte i laici sono rimasti ai margini, no? Invece lui dava fiducia ai laici, li avviava, poi i laici camminavano e li seguiva più a distanza. Ecco, questo è importante. Io feci delle visite pastorali, ma me ne ricordo una di questo tipo, leggendo Monsignor Milano quel foglio di programma. Dice: ma il vescovo non può respirare così, 4 giorni senza respiro. Quindi questa parrocchia è stata assistita, coltivata, anche le altre, ma mi ha suscitato un po' più di interesse anche per l'aspetto culturale. Per esempio, ricordate tutti un po', essere a Soveria, ma quell'essere da chi l'aveva preso? Avevo io dato il libro intitolato Essere, e lui allora l'ha fatto, l'ha applicato per Soveria. Il sindaco, per un'istituzione come sindaco, Mario Caligiuri. Allora ci sono 2 tradizioni, pastorale e culturale. Auguri con tutto il mio cuore, associato a Monsignor Cantafora, di confratello e di vescovo. Grazie. Invitiamo. No. Invitiamo il signor Cavallaro a nome di tutta la comunità per dare il benvenuto al nuovo parroco. Eccellenza reverendissima, reverendi sacerdoti, carissimo Don Roberto, fratelli e sorelle, la Chiesa di Cristo che è in Soveria Mannelli benedice il Padre, fonte di ogni grazia, per il dono di Don Roberto, quale guida e pastore delle parrocchie di San Giovanni Battista e di San Michele Arcangelo, ed esprime profonda gratitudine al proprio vescovo, che ancora una volta ha dimostrato sollecitudine ed amore paterno per queste comunità. Davvero questa sera, in questo tempio che risuona delle lodi del Signore, vediamo attuata la sua parola che per bocca del profeta Geremia assicura: vi darò pastori secondo il mio cuore, che vi guideranno con scienza e intelligenza. Carissimo Don Roberto, benvenuto in mezzo a noi. La nostra comunità ti si stringe attorno in un abbraccio filiale. Mi è stato affidato il compito di rivolgere qualche parola di saluto a nome della comunità, e lo faccio partendo da un elemento un tempo usato nella liturgia e ora caduto in disuso, ma molto presente nella Bibbia: il sale. Sale per guarire le ferite. Ti presentiamo innanzitutto coloro che in questa comunità siedono al posto d'onore al cospetto di Dio, i nostri fratelli sofferenti, nel corpo e nello spirito. Sii per loro voce amica, mano benedicente, icona del cuore di Cristo sulla quale gettare il proprio affanno. Insegnaci a far sedere come principi del popolo i poveri, gli ammalati, gli afflitti, gli emarginati. Aiutaci a seguire l'esempio del nostro Maestro, che mise al centro della sua predicazione l'attenzione agli ultimi, quale culto gradito a Dio, senza la quale tutto il resto finisce per diventare puro flatus voci, un dire senza senso: Signore, Signore. Sale come segno di saggezza, quella sapienza che è sapienza di Dio, così lontana dalla sapienza del mondo, la sapienza della croce che il mondo considera stoltezza. Accompagnaci come padre, fratello e pastore nel nostro cammino sulla via della sapienza. Sii per noi punto di riferimento,
quando la tentazione di lasciare il cammino della croce per seguire la sapienza del mondo, che è stoltezza di Dio, diventa troppo forte. Sale come elemento prezioso per conservare. Così come il sale aiuta a prevenire la corruzione, così aiutaci, Don Roberto, a non avere paura delle novità, a non indulgere nel confortevole immobilismo che finisce per produrre solo putredine. Aiutaci a conoscere, approfondire ed accogliere la parola di Dio che è sempre nuova nella nostra vita. Insegnaci a spalancare il nostro cuore alla novità di Cristo. Insegnaci a non aver paura di cambiare rotta, metodi, stili, quando le vecchie vie, benché rassicuranti, si rivelano sterili di frutti spirituali. Sale che dona sapore, aiutaci a essere sale per la nostra città, a far sì che, come il sale che si scioglie e scomparendo dà sapore al tutto, anche il nostro essere cristiani possa pervadere gli ambiti di questa società, senza alcuna pretesa di prevaricare gli altri, ma impregnando dello specifico cristiano la vita della nostra soveria. Il popolo di Dio che vive in questa città è pronto a rimettersi in cammino. A te il compito di tracciare la strada. Ringraziamo il Signore per averci affidati alla tua cura pastorale e ti assicuriamo le nostre preghiere. Che San Giovanni Battista e San Michele Arcangelo ci accompagnino lungo il cammino. A nome di tutti saluterà, concludendo, il signor sindaco dottor Leonardo Sirianni. La solennità di questo momento è pari soltanto alla nostra gioia. La gioia in una serata all'insegna della novità, dell'innovazione, rappresentata da una nuova chiesa e da un nuovo parroco. Eccellenza reverendissima, Monsignor Luigi Cantafora, vescovo e pastore della diocesi, eccellenza reverendissima Monsignor Vincenzo Rimedio, vescovo emerito della nostra diocesi, reverendi sacerdoti, autorità tutte, familiari di Don Roberto, comunità civile e parrocchiale di San Giovanni Battista e San Michele Arcangelo, ospiti provenienti dalle parrocchie territoriali, a nome della città, dell'amministrazione comunale che rappresento, del Consiglio Comunale, di Soveria Mannelli, di cui penso di interpretare i sentimenti, porgo il saluto e il grazie per essere qui presenti a condividere questo particolare momento di gioia che segna l'inizio del ministero pastorale di Don Roberto Tomaino, nostro nuovo parroco. Stasera siamo qui riuniti intorno a questo nuovo altare, in questa nuova chiesa che la diocesi di Lamezia Terme ha voluto edificare nella nostra città e di cui siamo fieri, per innalzare la nostra comune preghiera di ringraziamento per il dono del nuovo pastore che la provvidenza, attraverso il discernimento del nostro vescovo, ci ha donato. Grazie a lei, eccellenza, perché ci ha dimostrato ancora una volta la sua paterna attenzione e per questo le esprimiamo la nostra filiale gratitudine e le assicuriamo la nostra preghiera. Un grazie di cuore mi sento di esprimere
nei confronti del carissimo Monsignor Adamo Castagnaro, che si è prodigato con tutta la sua generosità affinché la nostra comunità non risentisse dell'assenza del suo parroco. Caro Don Roberto, con gioia e non senza emozione accogliamo stasera il dono della sua presenza in mezzo a noi. Lo abbiamo accolto ancor prima nei nostri cuori, appena abbiamo avuto la notizia della sua nomina, e da quando ha rivolto attraverso il web alla nostra comunità il suo garbato pensiero e il sentimento che la lega già a questa città. Trova una comunità pronta a riprendere il cammino con un nuovo compagno di viaggio, con una nuova guida. Sarà per noi un padre e un maestro, ma anche un fratello, e con lei condivideremo sforzi, iniziative protesi alla costruzione di una società più giusta e umana. Caro Don Roberto, benvenuto a Soveria Mannelli e nelle parrocchie di San Giovanni Battista e San Michele Arcangelo. Lei arriva in una città ricca di storia, da sempre crocevia culturale della nostra regione per via delle importanti strade di comunicazione che l'attraversano. A Soveria troverà un ospedale, l'ospedale che conosce benissimo per il fatto di averle dato i natali. Troverà una casa di riposo, diverse industrie, delle quali alcune a rilevanza nazionale, molte attività commerciali, tante strutture comunali e parrocchiali, tra cui questa che ci sta ospitando questa sera, utilizzabili per attività ricreative, sportive e sociali dei cittadini. Troverà gruppi di persone sempre disponibili a collaborare. A molti basta chiedere, a tanti altri non c'è bisogno nemmeno di chiedere. La parrocchia negli ultimi anni, tramite la costante azione di alcuni gruppi, ha prestato particolare attenzione all'azione missionaria, con tantissime adazioni a distanza nel nostro comune, e all'azione caritativa. Oltre a questi, in parrocchia troverà diversi altri gruppi attivi, i ministranti, i lettori, i volontari che seguono la sacrestia e gli arredi sacri, l'azione cattolica. Tutti le chiederanno di essere per loro padre e pastore. Mi è molto cara questa solenne occasione della sua investitura per rinnovare la decisa volontà dell'amministrazione comunale di servire questa città, puntando al suo vero ed integrale benessere materiale, sociale e spirituale. Non sono mai stato convinto del motto libera Chiesa in libero Stato. Oggi ritengo più che mai che le due realtà, pur conservando la propria autonomia, debbono collaborare come vasi comunicanti. La ragione di fondo sta nel fatto che sia lei che noi dobbiamo preoccuparci delle stesse persone che vivono nel comune territorio. Oltre ai punti di forza della nostra comunità, che ho elencato prima, ci troviamo ad affrontare oggi inedite sfide sociali ed economiche a causa delle profonde trasformazioni e dei numerosi cambiamenti sopravvenuti in questi ultimi decenni. La città si sta spopolando, va crescendo il numero di coloro che, perdendo il posto di lavoro, vengono a trovarsi in condizioni precarie e talora non possono far fronte agli impegni finanziari assunti in precedenza. Occorre uno sforzo concorde fra le diverse istituzioni per venire incontro a quanti vivono nella povertà. La comunità di Soveria Mannelli deve sentirsi famiglia. Soveria Mannelli è stata, da quando ho memoria, una comunità modello di operosità, di ricchezza, di benessere e di solidarietà. Dinanzi
all'affievolimento preoccupante degli ideali umani e spirituali dell'era postmoderna, la nostra città deve riprendere la sua anima più profonda, le sue radici civili e cristiane, che vuole farsi promotrice di un nuovo umanesimo da consegnare alle generazioni che verranno. Noi le assicuriamo la nostra buona volontà, le offriamo le nostre idee e le nostre tradizioni di popolo cristiano, assieme alla preghiera perché la sua missione sia sempre sostenuta dalla grazia. Le siamo grati per aver accolto con fede ed entusiasmo il compito impegnativo ma avvincente di essere parroco oggi e in questo luogo. Sarà pastore di due parrocchie nel vivo della formazione delle collaborazioni pastorali. Dietro questa canonica esistono degli spazi molto ampi che vorremmo diventassero la casa di tutti. Le chiediamo di prenderli a cuore affinché diventino sempre più un luogo di dialogo, di scambio e di crescita cristiana per i parrocchiani di tutte le età e in particolar modo per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, ai quali molta attenzione va dedicata. Aiutare tutti i membri dei gruppi della nostra parrocchia a ritrovare obiettivi e modalità di lavoro pastorale condivisi e rimotivare coloro che si sono allontanati dalla collaborazione pastorale saranno probabilmente le prime esigenze con le quali dovrà confrontarsi Don Roberto. Caro Don Roberto, benvenuto nella sua nuova casa, nella sua nuova famiglia. Noi le assicuriamo la nostra preghiera, il nostro affetto, il nostro aiuto concreto. Certo avrà molto da fare, avrà molto da lavorare. Sappiamo di chiederle molto, ma stia tranquillo, Don Roberto, nessuno di noi pretenderà che lei sia un sacerdote perfetto, come non lo è nessuno di noi. Ci basterà sapere e sentire soprattutto che un uomo di Dio sta camminando qui con noi ed è in mezzo a noi. Ancora benvenuto Don Roberto e auguri. E auguri che il Signore Gesù e Maria, Madre della Chiesa, la assistano e aiutano tutti noi a costruire insieme a lei un'autentica comunità di fede. Grazie. Soveria Mannelli, buonasera. Beh, di solito noi preti siamo famosi perché le parole non ci mancano e la prima caratteristica di un prete è quanto parla. Vi chiedo stasera di astenervi dal giudizio sulla lunghezza del mio discorso, ecco, portate pazienza, scherzo. Ma perché davvero non bastano parole ed è davvero fin troppo poco il tempo per fare emergere ciò che viene a galla nel cuore. E può essere riassunto in questa parola, gratitudine. Gratitudine è questo primo sentimento che emerge. E gratitudine, come sappiamo, ha la stessa radice di grazia, perché ne è il frutto e riconosce il dono che ci è stato fatto in questi giorni. E perché siamo grati?
perché siamo stati portati, accompagnati nuovamente a vedere che cosa è capace di fare Cristo nella nostra vita. Scriveva Cesare Pavese nel Mestiere di Vivere che l'unica gioia al mondo è ricominciare. Ed è questa gioia che mi ha accompagnato pensando a voi. Anch'io sono nato a Soveria Mannelli. Sono di San Pietro Apostolo, ma sono nato in questo ospedale. Ed è per me un onore poterlo servire. Ed è per questo che anche qui, in qualche modo, affondano le mie radici. Ho avvertito sempre le lotte di questa città e le sue soddisfazioni a livello nazionale e internazionale come un qualcosa che appartenevano in un certo qual modo anche a me. Ora, se questa città è legata alla mia nascita, perché così è stato, allora mi viene da pensare che il mio ministero qui è legato alla nascita e alla rinascita di questa comunità cristiana. Qui sono nato e qui sono chiamato a rinascere. Qui sono nato e qui sono mandato a far rinascere la fede e a far rinascere la Chiesa, sapendo che ogni inizio, come diceva Charles Péguy, è una nascita. Certo, mi potrete ben rispondere come Nicodemo a Gesù: come possiamo nascere di nuovo? Cioè, noi siamo già cristiani, abbiamo una grande tradizione alle spalle, ed è vero. So di ereditare un tesoro prezioso, custodito da sacerdoti che ho conosciuto, penso all'indimenticabile Don Natale, ma a Don Peppino Pileggi, e che conosco, e mi rivolgo al carissimo Don Isidoro, a Don Antonio Brando, a Don Gigi, a Fabio, che mi hanno preceduto in questo servizio. Ma sento rivolta a me la parola di Cristo: io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati alla loro fatica. Però io penso che la festa più bella questa sera sia da riservare alle persone, e grazie a Dio ci sono ovunque, soprattutto a Soveria Mannelli, che amano e sostengono e fanno vivere la parrocchia. Sono le pietre vive, quelle che non vengono mai trasferite e che tengono viva una comunità. Penso ai gruppi di preghiera, ai consigli, alle associazioni, ai vari ministri, ai catechisti, alle feste, ai comitati, alle oltre 25 associazioni di Soveria Mannelli e chiunque si dedica ai lavori nascosti e che sono preziosi. E pertanto ringrazio con commozione chiunque ha lavorato per questa giornata di oggi, e so che sono tanti, e per ognuno che ancora non conosco purtroppo, ma credetemi, vi giunga la mia più paterna benedizione. Ma a tenere viva la parrocchia sono anche le persone ammalate, oppure anziane, che ci sostengono con la preghiera e l'affetto. A tenere viva questa comunità sono i suoi giovani e i suoi bambini, che sono l'orizzonte della nostra Chiesa. E per questo vorrei abbracciare tutti i fedeli, ma visto che non posso farlo, perché Soveria è abbastanza grande, voglio farlo idealmente. E comincio dalla signora Angela Rosa Costanzo, che è nata nel 1915, è la signora più grande di Soveria Mannelli, e finisco con Mattia Leon Bonacci, che è il più piccolo, visto che è nato proprio il 29 settembre scorso. Dal più grande al più piccolo, figlio di questa chiesa di Soveria, giunga davvero tutto il mio affetto di padre. Sono onorato delle parole che il signor sindaco mi ha così amabilmente rivolto, e signor sindaco, le offro e garantisco sin d'ora quella naturale, corretta, leale e necessaria collaborazione tra le nostre istituzioni, che è vitale per l'armonia di una comunità. Saluto tutta la civica amministrazione e il nostro consiglio comunale con il suo presidente. Ringrazio anche il sindaco del mio paese, di San Pietro, il sindaco di Lamezia, il vice sindaco di Tiriolo, per questa distinta e onorevolissima presenza, per cui resto immensamente grato. Grazie all'Arma, che è così presente in forma ufficiale, e un saluto deferente al capitano Zangle, tramite lui a tutta la compagnia di Soveria Mannelli. Un saluto al direttore sanitario dell'ospedale, dottor Tomasello. So che sono presenti anche i presidenti e responsabili delle varie associazioni e realtà di Soveria. Credetemi, a tutti vi giunga la mia stima per la vitalità che date alla nostra comunità.
Ringrazio anche la Proloco che ha messo a disposizione il suo ufficio stampa, la redazione del Reventino, e l'agenzia Bootstrap che ha trasmesso questa celebrazione in diretta. Ringrazio per le tante lettere che ho letto e di cui non ho avuto il coraggio di rispondere, ma lo farò di persona. Carissima comunità parrocchiale di Isolia Mannelli, come vengo in mezzo a voi? Mi hanno accompagnato quattro parole della scrittura, che sono queste. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa. Non vi sembra insolito questo saluto? Sono le parole che il Signore pronuncia a Mosè dal Roveto, ma sono le parole che Papa Francesco ha scelto per delineare i tratti del prete nell'Assemblea dei Vescovi Italiani. E il Papa pensa a un prete a piedi scalzi, ed è così che vengo in mezzo a voi, a piedi scalzi, rispetto a una terra che voglio ostinarmi a credere e a considerare santa. Sì, perché questa comunità che ricevo in dono è un luogo santo per me, è un territorio da avvicinare con rispetto e con discrezione. Il desiderio di conoscere il Signore, la fragilità di ognuno, lo smarrimento di senso e il bisogno di amicizia possono essere ascoltati soltanto a piedi scalzi, con timore e trepidazione, senza voler far da padroni sulla vita di nessuno. Questo è lo stile mio, ma questo desidero che sia anche lo stile della mia comunità. Gli uni a piedi scalzi di fronte al mistero dell'altro, senza invidia, gelosia, maldicenza o rivalità. Detto questo, che cosa significa rinascere? Alla domanda di Nicodemo Gesù risponde e dice: in verità io ti dico, se uno non nasce d'acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. Rinascere per Gesù è decidere di amare in un modo nuovo, perché è la vita che te lo chiede. Rinascere non è distruggere quello che è stato o semplicemente voltare pagina. Rinascere significa amare di nuovo. E i nostri patroni, San Giovanni e San Michele, che solo al vederli davvero consolano, e ringrazio gli statuari che li hanno portati, ci insegnano che non si ricomincia veramente un vero cambiamento. È un nuovo inizio per tutti, per me e per voi. E un nuovo inizio è sempre una sfida, un rischio, ma una sorpresa. Neppure San Giovanni Battista nel Vangelo sa esattamente come andrà a finire la parabola di Gesù e la strada che lui è invitato a spianare. Ma da Giovanni Battista sappiamo che possiamo aprirci al cambiamento e per questo lasciarci sorprendere da ciò che il Signore prepara per ciascuno di noi. E allora il lavoro comune che chiedo insieme è quello che, se vogliamo ripartire, allora prepariamo la strada dove dobbiamo mettere i nostri piedi, prepariamo il terreno da camminare. E io vi chiedo questo: camminare insieme. Scriveva Peggy: una parrocchia ha brillato di uno splendore eterno, ma tutte le parrocchie brillano eternamente, perché in tutte le parrocchie c'è il corpo di Cristo. Questa parrocchia per me è piena di luce, c'è Cristo e ci siete voi, che è la cosa più importante per Cristo. Per questo so già che non mi manca e non mi mancherà nulla. Penso di non essere sconosciuto a voi. In questi anni ho servito la persona del Vescovo e la Diocesi in diversi uffici di Curia. Pertanto dico grazie al Vescovo che mi ha dato fiducia e sostegno e non mi ha fatto mancare il suo affetto e la sua stima. E non trovo parole, Eccellenza, per contenere la storia di una vita che passa attraverso il vostro cuore e le vostre mani. Chiedo solo al Signore di benedirvi per la passione unica che avete per la nostra Chiesa e per la cura paterna e straordinariamente premurosa che avete avuto per me. Vorrei dire grazie ai sacerdoti che sono così numerosi. Per me sono stati e sono un aiuto con la loro fraternità. Ogni loro volto è legato a una pagina della mia vita. Ogni loro volto, ogni loro nome è legato a un dono, a un aiuto.
e chiedo davvero al Signore di poterli ricompensare 100 volte tanto per la loro vicinanza e la loro stima e la loro fraternità. È un dono grande e io lo confesso immeritato, ma ne gioisco nel Signore. Ringrazio Monsignor Rimedio che sta venendo da Vibo e ci ha raggiunto questa sera e non lo dimenticherò, Eccellenza. Ma permettetemi, visto che adesso sono dal microfono, di poter ringraziare Don Adamo. Don Adamo, è inutile che tu fai così perché devo parlare. E a Don Adamo diciamo due cose. La prima, caro Don Adamo, all'80% siamo stati tutti tuoi alunni. Secondo, Adamo è un nome di grazia e di benedizione. Adamo è il primo uomo, possiamo considerarlo come il padre comune dell'umanità. Ecco, Don Adamo è il padre comune di tutto il Reventino, praticamente. E siamo contenti di questo, di poter godere di questa vicinanza. Dico grazie agli amici che sono giunti da San Pietro, che sono tanti, e verso i quali ho un debito grande, perché... Non solo perché San Pietro è stata la prima agenzia di informazioni per sapere chi fosse Don Roberto, ma soprattutto perché è stato il mio primo seminario, la mia prima comunità. Diceva un adagio africano, per far crescere un bambino ci vuole un villaggio, e devo ringraziare il Signore perché col mio paese non mi è mancato una vera e propria comunità che mi ha cresciuto, formato e appassionato. Grazie di cuore per la vostra presenza, alla banda e alle associazioni, e sono rimasto commosso e ammirato come solo voi sapete fare. Grazie a Don Pasqualino, al parroco e a tutti. E adesso un grazie però che veramente è stata una novità grande per me. Grazie a tutti gli amici di Lamezia Terme. Che ho conosciuto in questi anni e mi sono sentito accompagnato dai tanti fedeli che ho confessato, guidato e che mi hanno ascoltato. E sono rimasto colpito dalle tante manifestazioni di affetto e di stima che mi avete dato. Ringrazio gli amici di Serra Stretta, vedo Castagna, Conflenti, Tiriolo, Colossimi, Curinga, Palerna, Bianchi, veramente saluto tutti, gli amici di Comunione e Liberazione, il gruppo famiglia di San Teodoro, l'Azione Cattolica con la sua Presidente e infine, ma non perché è l'ultimo ma perché mi prende più tempo, io ringrazio il coro diocesano. Per me il coro diocesano, guidato dai maestri Sara e Diego, è stato un tesoro nascosto nel grande pacco dell'ufficio liturgico. Ma quanto bene mi avete fatto, non lo saprete mai, ve lo dirà il Signore un giorno. La vostra amicizia, la vostra fiducia, la vostra passione mi hanno consolato tanto, specialmente nelle nostre sere passate insieme. Un saluto ai giornalisti, a Luci, dalle Acli, che mi hanno messo nel vivo della problematica del lavoro, della disoccupazione giovanile, della promozione sociale. E infine una parola davvero commossa e grata alle religiose della nostra diocesi, alle quali ho predicato per 4 anni ritiri mensili. Sono diverse qui presenti e ringrazio la segretaria dell'USMI, Suor Emanuela. E devo ringraziarle perché mi hanno insegnato... perché mi hanno insegnato a declinare con la sapienza femminile e materna la parola del Signore. Mi sento avvolto dalle vostre preghiere e dal vostro affetto, e senza le opportunità che ho ricevuto da voi, la mia vita sarebbe stata davvero più povera. Concludo. Come vedete, e non prendetemi per presuntuoso, miei carissimi parrocchiani, non mi sono mancate esperienze e competenze. Ma tutto questo non vale niente, perché nessun prete può far valere le proprie competenze come base della pastorale. La base della pastorale è la vita del popolo di Dio,
che ha bisogno di sentirsi dire cose chiare e positive e che non può prescindere dalla pietà e dalla fede dei semplici. La base della pastorale non sono le idee, seppur migliori e stravaganti, la base della pastorale è la fede del popolo, da difendere e da far crescere. La vita di questa parrocchia posso già intuirla, ma so già che mi stupirà a partire da oggi stesso. C'è un'anima culturale, lo diceva Monsignor Rimedio, e questo mi scalda il cuore. C'è un'anima missionaria, lo ricordava il sindaco, e questo è vitale per me, che sono cresciuto con l'esempio ineguagliabile di padre Paolino, che ha fatto della sua vita una missione totalmente. So che ha portato anche una lettera di saluto, lo ringraziamo. C'è un tesoro di chiese, bellissime, e di tradizione, e sappiate che per me sono un tesoro grande. Ma Soveria ha anche il suo tesoro. Anche a Soveria c'è chi è povero, anche a Soveria c'è chi è solo, chi è bisognoso di aiuto, di conforto e di consolazione. Anche a Soveria ci sono ultimi, lontani e allontanati, e so che il Signore mi manda qui soprattutto per loro. L'unico potere nella Chiesa è il potere amare, amare di più e amare come Cristo, e di questo potere voglio essere ministro in mezzo a voi. Stamattina mi sono detto: che cosa farò domani svegliandomi a Soveria? E mi è venuto in mente un amico della giovinezza, Paul Claudel, che a un suo amico prete consigliava: domani sali sul campanile della tua parrocchia e da lì guarda il mondo. Domani farò questo, perché amo i panorami, ma sappiate che dal giorno di San Giovanni ho cominciato a fare altro, e quello che ho cominciato a fare il 24 giugno scorso non smetterò mai di farlo. Da quel giorno ho cominciato a volervi bene e non smetterò, perché rinascere e iniziare significa amare di nuovo. Ora, l'ultimo rito è la firma del verbale di immissione. E io chiedo che i due testimoni che firmino insieme a me e al Vescovo siano il signor Sindaco, a rappresentare tutta la nostra comunità, e poi chiedo che sia la signora Natalina Talarico a firmare. Per due motivi. Il primo motivo, perché la signora Natalina è stata la prima persona di Soveria Mannelli che mi ha detto: vi aspetto a casa mia e verrò quanto prima. Ma il secondo motivo è perché la signora Natalina ci ricorda chi sta al centro delle nostre comunità, ovvero chi ha bisogno di noi e non noi stessi. Grazie. Per tutti.
aiuto nel nome del Signore. E benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo. Lo Spirito del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.